quasi 2000 spettatori al Comunale per questa semifinale d'andata tra Pomezia e Sinalonghese. I padroni di casa conducono il gioco, ma le occasioni migliori le hanno avute i toscani, giusto dunque lo 0-0 finale. Noi abbiamo fatto una bella partita a livello, diciamo, di prestazione, come l'hanno fatta loro, una bella squadra anche loro, sono chiusi bene, sono ripartiti bene, sono stati pericolosi in alcune ripartenze. È chiaro che noi giocando in casa dovevamo fare la partita, abbiamo concesso qualcosa solo in fase di ripartenza, però la partita rimane aperta per il ritorno, quindi 1-0-0 mi sta più che bene, non ero più preoccupato di un 1-1. 0-0 con il gol in trasferta potrebbe essere una buona cosa a favore nostro. Era importante non prendere gol in casa. Sicuramente abbiamo riportato la gente allo stadio, questo è motivo d'orgoglio per tutti quanti, per noi allenatori, per tutta la dirigenza, per il presidente, il padron Bizzaglia, che ci teneva, insomma, a portare la gente allo stadio, a ricreare entusiasmo a questa città. Sicuramente abbiamo provato a vincere, però abbiamo trovato una squadra che si è difesa bene e portiamo a casa questo 0-0 e ci riproveremo tra una settimana a passare il turno. Secondo me ai playoff non ci sono mai favoriti, perché dipende come ci arrivi, dalla condizione fisica e dalla cattiveria che metti in campo, quindi secondo me non ci sono squadre favorite nei playoff. Sono sincero, sono entrati dentro gli spogliatoi, ho ringraziato tutti i miei ragazzi perché oggi tutti sono usciti con la maglietta sudata, perciò questi ragazzi mi hanno dato tutto loro stesso, perciò sono solo che soddisfatto. L'obiettivo si è riportare in quelle categorie che competono a questa città, ricordo sempre 75-80 mila abitanti, oggi bellissima cornice di pubblico, ringrazio tutti i tifosi del Pomezia, riportare questa società, questa città nel calcio professionista. Ci sto mettendo tutto me stesso, ci proverò nel più breve tempo possibile, però piano piano sto imparando che ci vuole pazienza, umiltà e pazienza, ma la porterò, prometto ai tifosi che metterò tutto me stesso per portarla nel professionismo. Il ritorno domenica prossima a Sinalunga al Pomezia, basterà pareggiare con gol per qualificarsi alla finale. Da Pomezia per Canale 10, Valerio Nasetti.